Ma salve! Ma ciao! Questo è Electric. Boh! Ma chi è mai questo, direte voi? Ma chi è tornato? Chi è uscito dal mondo dei morti, dal mondo degli spariti, degli scomparsi? Peo, ma non eri sparito? Peo, ma è un mese che non fai video, che cacchio pensi che adesso noi stiamo qui ad aspettare te? Lo spero. Forse, non lo so. Se siete qui, se siete in tanti, beh, in realtà sì, mi fa un estremo piacere, perché sì, è un mese quasi preciso, se non un mese e un giorno, che in questo canale non escono video, e voi già sapete perché, più o meno, ma l'importante è che sono tornato, ma adesso venite di qua con Zio Peo. Ecco, venite di qua con Zio Peo, pannello scorrevole, non so se ve lo ricordate perché l'ho montato tanto tempo fa e poi l'ho semi lasciato perdere perché sono dovuto tornare a lavorare nel mio vecchio studio perché non avevo tempo per trasferirmi qua definitivamente, ma eccomi qui, sono qui trasferito definitivamente, questo per voi è Zio Peo. E Zio Peo è qui per raccontarvi cose belle, per esempio che cosa ho combinato in questo mese di nulla, di puro spegnimento dei video. Beh, per il progetto grosso in realtà non è che io possa dire tanto, ma posso dire quello che ho fatto nel frattempo, in quei buchi in cui ho dovuto trovare del tempo per fare questi micro lavori, se così vogliamo dire. E il primo è il banner di Nicole Cereseto. Nicole Cereseto, la cosiddetta la Nicki. Chi è? Non lo so nemmeno io. Chi cacchio è sta Nicki? In realtà è la sorella di Sabri, voi tutti lo sapete. Chi non può saperlo adesso? Dovresti vivere un po' in una grotta per non saperlo. Se sei follower almeno vagamente di Sabrina. E probabilmente lo sei perché, ammettiamolo, gran parte del boom del mio canale negli ultimi tempi è stato proprio grazie a Sabrina. Tanto per dare un po' di contesto, andiamo a vedere chi è Nicole. Nicole è forse una ragazza che si fa foto accattivanti appositamente per beccare molti mi piace? Può darsi, chi lo sa. È forse una ragazza che scherza sempre sul fatto che è single? Che si fa addirittura storie, che bacia gli alberi e dice questa è la mia situazione sentimentale? Sì, lo ha fatto. Nicole, lo so che mi stai guardando. Cioè, guardiamo, guardiamo un attimino. Questa foto, al passaggio a questa foto, più o meno, penso che Nicole si sia studiata lo sguardo da selfie. Presente lo sguardo da... Ok, selfie. Ma cosa posso fare per prendere più di 30.000? Forse devo stringere un po', forse devo farla diventare una magnum? Si vede che sta imparando benissimo dalla sorella, ma per parlare di un lavoro come questo, questa volta volevo fare un piccolo esperimento con voi, ovvero questo è il file del banner, per farvi capire più o meno per chi fosse minimamente interessato a come si fa un banner o a come lavoro io, diciamo che YouTube più o meno ti fornisce, più o meno, dico vagamente, le misure e le cose necessarie per fare un banner, no? Il template, il cosiddetto template, che sembra un parolone, un po' come voi giovani che chiamate, com'è che lo chiamate, internetto, webbo, com'è che chiamate questa applicazione qua, Instant Grammar, che sarebbe un'applicazione per parlare bene in modo istantaneo e grammaticalmente corretto. Sì, mi sono giocato una battuta, ottima, bravo Zio Peo. Vediamo un po' le storie di Nicole che sta combinando. Ok, i cani, come possiamo vedere, sono esseri fondamentali per questo banner e probabilmente anche per la salute mentale di questa ragazza. Sempre presenti, 5 ne ha, 5, sai cosa vuol dire? Un attimo, zitta Nicole. Sai cosa vuol dire? Ho 5 cani, vuol dire che Zio Peo ne deve disegnare 5 di cani, non ci sono scorciatoie, un po' come fare un disegno per Sabrina e ti ricordi, già devo fare 11 gatti adesso. Ehi, facciamo la nuova linea Cats di Sabrina, così devo disegnare 11 gatti, perché no? Perché no? Tutti con colori estremamente diversi, no? Comunque, che stavo dicendo? Torniamo a noi, torniamo a noi. Quindi qua c'è la misura del banner, la parte bianca è quella che si vedrà anche dal telefono, no? La parte grigia è quella che si vedrà anche al di fuori, quando guardi dal desktop, come lo chiamate sempre voi giovani. E la prima cosa che io faccio, beh, è buttare su una quantità industriale di immagini di riferimento e cosa poteva esserci se non cani. Perché come abbiamo visto nelle storie, Nicole ha 5 cani. 5 chihuahua come questi.
Seconda cosa che Zio Peo fa, beh, boom, è fare lo schizzetto. Lo schizzetto, che ultimamente lavoro molto con il rosso, perché è un colore che mi dà molto contrasto. Prima lavoravo con l'azzurrino, ma poi ho capito che è meglio lavorare con il rosso, almeno per me, forse per il mio occhio, per qualcun altro magari sarà diverso, e poi lo vado a trasformare in azzurrino quando vado ad inchiostrare. Infatti ho impostato un comandino alla tastiera e il mio F8 trasforma tutto azzurrino. Che cos'è, ovviamente e semplicisticamente parlando, la seconda cosa che fa Zio Peo dopo aver fatto lo schizzetto? Beh, bravi, bravi, avete risposto bene. Possiamo fare un video tipo quei cartoni alla Dora l'esploratrice o quei cartoni Disney, insomma, per bambini, in cui io faccio una domanda, rimango zitto, aspetto la vostra risposta. Cosa fa Zio Peo dopo lo schizzo? Bravi! Ma che bravi bambini, esatto! L'inchiostrazione! Ma allora siete bravi, ma penso a potere! Inchiostrazione che ultimamente, come ben saprete se mi seguite da un po', mantengo estremamente delicata e in genere non faccio più nera nera nera, in genere cerco un marroncino, se voglio un colore un po' più pastelloso e carino, leggermente più realistico ma non troppo, sempre sul cartoon, ma dipende, vario, insomma, a volte la faccio anche rosa, pensate. Ma adesso un'altra domanda, bambini: dopo aver fatto l'inchiostrazione, cosa fa Zio Peo? Bravi bambini, esatto! La colorazione, Marco! Da cosa si parte, bambini, per colorare? Almeno da cosa parte Zio Peo? Dalla pelle, bravi, io parto sempre dalla pelle. Perché Zio Peo parte, oddio, qui ho acceso tutto quello che non volevo accendere subito. Ecco, perché Zio Peo parte dalla pelle? Perché le sfumature, quelle che mi mandano più in palla il cervello e che ora come ora sono quelle che mi causano più difficoltà mentale, proprio per la sopravvivenza del mio cervello, per la soddisfazione, vaga soddisfazione, perché non sono mai soddisfatto al 100% del mio disegno, è la pelle. Il colore, le sfumature della pelle sono una maledizione per me, ok? Per il disegno della maglietta dei D&D che affronteremo poi, ho perso circa 5 ore per fare solo la pelle, complessiva non tanto di un livello pelle, ma di un livello più altri 6 sottolivelli pelle di sfumature e cose. Pensate un po', non sono pazzo, ok? Ok? Cosa hai detto su mia madre? Purtroppo, siccome stavo lavorando al grande progetto segreto, di cui appunto non posso parlare perché sennò la parola segreto non avrebbe un senso nel mondo, beh, non avevo molto tempo per questo lavoro e Sabrina e Nicole ne erano ben consapevoli, però Sabrina ha insistito perché lo facessi io questo lavoro, ci teneva, e questo sicuramente mi dà un sacco di valore, vuol dire che si fida moltissimo di me e che quando vuole il meglio lo chiede a Zio Peo. Zio Peo, the best, quello di cui lei si fida di più, e questo mi rende vagamente felice, anche se la parola felicità è sopravvalutata e io non la conosco tanto bene, ma a parte questo. Quindi che cosa ho fatto? Semplicemente riempito tutto il resto, ok? Semplice riempimento. Come si dice in gergo tecnico artistico avanzato, ho fatto i flat, che non è appartamento in inglese, ma i piatti, cioè i colori piatti, i flat, perché sono flattati, no? Sono piatti, perché parlo un po' come se fossi del sud, anche se non lo sono, non lo so, e subito dopo aver flattato ho usato solo 2 livelli per sfumature e ombre. Ecco, accendo e spengo, accendo e spengo, accendo e spengo, accendo e spengo, leggeri leggeri, perché doveva essere un lavoro, mi mangio anche le parole, doveva essere oh cacchio, non ce la faccio a parlare, sarà perché sono le 11:30 di notte, non lo so, doveva essere un lavoro veloce ed efficiente, ecco l'ho detto, messo la scrittina video martedì e venerdì, perché la Niki fa 2 video a settimana, martedì e venerdì, quindi questo video, attenzione, piano malefico, questo video deve uscire venerdì, già, perché deve uscire quando la Niki fa uscire il suo video, così capito tra i suggeriti, banner della Niki, perverso. Nicole, sì, mi sono sbagliato, mi sono ricordato che tu fai uscire il video venerdì, quindi il video sul tuo banner uscirà venerdì, perché devo ovviamente capitare tra i tuoi suggeriti, come ti ho già detto, voglio sfruttarti fino al midollo, ci sentiamo. E se te lo chiedi, sì, questo audio te lo sto lasciando durante un video, per questo la mia voce è un po' più decisa, perché in genere sono più deciso quando faccio video. Infine, comunque, bambini, chiudiamo con uno sfondino rosa pieno di cosette azzurrine, perché da quel che ho capito il suo colore prevalente dovrebbe essere l'azzurrino, e ovviamente il nome, la Niki, bambini.
Ve lo dovrete ricordare bene questo nome, perché quando uno caccia il suo primo video e supera le 200.000 views al primo giorno, in confronto al mio video più grande che ha 200.000 views, beh, sentirete per forza parlare, che vogliate o meno. Non è assai divertente, cara Nicole, che io 100.000 iscritti li ho grindati duro per 2 anni e tu l'hai fatti in 1 mese? Cristo! Solo invidia la mia? Sì, sì, effettivamente sì, io non nascondo le cose, parlo sempre in modo molto chiaro e schietto. Detto questo però, parlando proprio di colorazione, che adesso è un po' per chiudere il video, qualcosa ho registrato, ok? Di questi lavori, così come di questo, ho registrato in genere poco, semplicemente perché il mio computer era impegnato a far 1000 cose questo mese, tra cui appunto quel lavoro importante, e quando mettevo anche a registrare, eccetera, andava un pochino, era un pochino appesantito, ok? È un computer che ha un po' la sua età e deve far girare una tavoletta grafica da 27 pollici in 2K, quindi già c'ha tanti motivi per far fatica, ok? Però qualcosa ho registrato, e proprio adesso, mentre che ne sto parlando, voi state vedendo qualcosa della colorazione, che adesso un attimo vado a riguardare anch'io, perché non mi ricordo nemmeno io cosa mai ho registrato di questo. Ah sì, qui già avevo fatto la pelle e quindi stavo letteralmente facendo il riempimento, quello che stavo dicendo, il flattare, semplice flattare. Gli occhi, sugli occhi ci ho perso un po' di tempo adesso che ci penso per sfumare, perché con gli occhi mi diverto sempre moltissimo in realtà. Ultimamente, più o meno, non so chi di voi ci avrà fatto caso, ma da quando facevo le 50 sfumature di sabri su Instagram, li chiamavo occhi galattici quelli che facevo io, guardando altri disegnatori, soprattutto molto anime come stile, mi sono lasciato un po' trasportare da questa voglia di perdere un sacco di tempo nelle sfumature, nelle luci, controluci, super riflessi, anche cose inesistenti dentro gli occhi, dentro l'iride dell'occhio, 1000 riflessi di colore diverso pur di renderlo bello, interessante e acceso. E questo lo faccio tuttora più o meno con tutti gli occhi. Poi vedremo in un altro video, quando tratteremo il disegno dei D&D, che quello sì è stato epocale e gli ho dedicato davvero parecchio tempo, molto molto più tempo di quanto vorrei mai ammettere in realtà. E difficile poi ammettere quanto sono diventato maniaco, soprattutto con il colore, e chi mi segue da un bel po' lo sa, perché sa che io ho avuto dei problemi all'inizio di quest'estate, in cui ho cercato altri artisti per migliorarmi pesantemente, ed è quello che più o meno penso di essere riuscito a fare. Detto questo, io direi che possiamo chiudere il video, ma non prima di aver sfottuto un pochino di più Nicole, che mi sembra la cosa più divertente e sensata da fare. Ah, ovviamente, ovviamente ai lati del banner ci sono 2 cavalli, perché chi lo avrebbe mai detto, chi potrebbe mai supporre o sospettare che a questa ragazza piacciono i cavalli? Non so come, cioè io penso di averli messi in più così a caso, perché io personalmente non vedo perché dovrei minimamente pensare che a questa ragazza piacciono i cavalli, cioè è una supposizione totalmente soggettiva che non sta in piedi io, effettivamente. E poi, Nicole, non hai nemmeno una foto con me ancora in questo profilo? Chiudo così il video, con rammarico. Con rammarico e disprezzo. Bene, bambini, me ne vado. Basta, bambini, me ne vado. Me ne vado. Mi metterò qui a riflettere sulle mie azioni, su cosa ho sbagliato in questo mondo per meritarmi questo. E rimarrò così fino al prossimo video. Promesso.